Ebbene ragazzi, sta per uscire Assassin's Creed e io sono abbastanza fiducioso per questo film, anche perché ci sono attoroni come Michael Fassbender e Marion Cotillard, ma alcune trasposizioni cinematografiche dei videogiochi hanno fatto veramente pena. Ebbene, quali sono le 10 peggiori? Numero 10. Decima posizione per Resident Evil o Resident Evil Apocalypse. Questa saga con Mila Jovovich ha fatto faville, eccetto questo capitolo che secondo me è il peggiore di tutta la saga. Numero 9. Nona posizione per Lara Croft Tomb Raider. Il videogioco è uno dei più amati e su questo non si discute. Il reboot è fantastico, ma i due film che ne sono stati tratti... È vero che c'è Angelina Jolie che... Però non basta. Ed è pure tornata single. Fatevi avanti, scapoli d'oro. Numero 8. Ottava posizione e ancora horror con Silent Hill. Un'altra saga amatissima, non dal sottoscritto però. Io odio gli horror. A me il fatto di cagarmi sotto non mi piace, quindi che li gioco a fare? Cioè, perché mi devo rovinare l'esistenza e cagarmi sotto? Sì. Piuttosto non li gioco proprio, no? Giustissimo. Perché? Giusto. Numero 7. Settima posizione per Street Fighter Sfida Finale. A me questo film da piccolo era piaciuto e poi, senza che lo sapessi, c'era anche Van Damme che comunque fa la sua porca figura in questo film, tutto muscoli, Rivedendolo dopo parecchi anni ti accorgi che effettivamente il film pecca un pochino. Numero 6. Sesta posizione per Prince of Persia. Invece di questa saga sono un grandissimo fan. Infatti ho giocato la trilogia per PlayStation 2 e il primo capitolo per PS3, quello in cel shading. Il film non è bruttissimo, però è deludente. È deludente perché gli effetti speciali sono fatti bene e ci sono fior fior d'attori come Ben Kingsley e il protagonista, di cui adesso non mi viene il nome, oddio, non mi viene il nome. Ha fatto Donnie Darko, ha fatto Lo Sciacallo, ha la sorella attrice che ha fatto film come Batman. Adesso mi sfugge. Jake Gyllenhaal. Il nome è complicatissimo perché lo è, cioè vuole un po', non so come si scriva infatti. La cosa che mi ha deluso personalmente è la sceneggiatura. È vero che non ho giocato il primissimo Prince of Persia, quindi non so se magari si ispira più a quello. Però rispetto alla trilogia che ho giocato io e che ho amato, ha poco in comune. Magari ditemi voi se assomiglia di più al Prince of Persia originale, quello in 2D. Numero 5. Quinta posizione per Far Cry. Quando penso a questo film ripenso a Yotobi. No, veramente, ripenso a Yotobi e a quando ha fatto la recensione di Soffit Air. Non so perché, però mi fa ripensare a Soffit Air, non lo so perché. Perché stanno in una foresta, sparano, però... Numero 4. Quarta posizione e medaglia di legno per Mortal Kombat, film del 1995 che ha avuto anche un seguito nel 97 chiamato Annihilation. Senza dubbio una cosa che qui manca sono gli effetti speciali fatti bene. Sarebbe figo rivedere un Mortal Kombat rifatto adesso. Numero 3. Terza posizione e medaglia di bronzo per Doom, film addirittura con Dwayne The Rock Johnson. Partiamo dal presupposto che qui The Rock è mingherlino, cioè rispetto a quello che adesso è un decimo, nel senso è proprio magrolino, è sempre grosso, però è piccolino rispetto al nuovo The Rock. Insomma, già solo per il The Rock spompato questo film non mi piace. Numero 2. Seconda posizione, medaglia d'argento per Hitman. Allora, questa saga io non la conoscevo, ho cominciato a giocare ultimamente il videogioco e mi sta piacendo, devo essere sincero, è fantastico. Il problema del film, anzi dei film, infatti ne è stato fatto addirittura un secondo con un altro protagonista. Cioè, è sempre l'agente 47, però è un altro attore. E da principio non funzionano neanche i due interpreti. Cavolo, esistono i casting, li fate apposta? Sceglietene uno migliore, non ce n'era. O perlomeno fategli giocare il videogame, magari migliora, metodo Stanislavski, ste cose. Cioè, lo conosco io il metodo Stanislavski, ABC. Numero 1. Prima posizione e medaglia d'oro per il film più brutto che io abbia mai visto, onestamente. Sto parlando di Super Mario Bros. Allora, il film è brutto in partenza, pure se non consideriamo il videogioco. Ma poi non c'entra un cazzo con il videogame. Niente. Luigi, anziché italiano, sembra filippino messicano. Personaggi, mostri, atmosfere... Nulla assomiglia al videogioco. È vero che Super Mario ha delle atmosfere coloratissime, quindi è difficile da...
rendere cinematografico. Cioè io penso a film come Scott Pilgrim, che mantiene la fedeltà rispetto al fumetto in modo perfetto, o quasi. Cioè, se non si ha una soluzione a portata di mano, non fate il film, rimandatelo, fate altro. Perché? E anche questa top 10 è finita, ragazzi. Mi raccomando, seguitemi sui vari social, condividete, likeate e commentate. E vi invito a commentare rispondendo a queste due domande. Per la prima vi chiedo qual è secondo voi il film più brutto mai realizzato sui videogiochi. E la seconda invece riguarda Assassin's Creed. Secondo voi sarà un buon film? E detto questo, ragazzi, YouTube. Settima posizione per Street Fighter sfida finale.